Ebbene, amici fratelli della congrega, come va? Tenuta pigiama sexy. Un farò splendido, splendente, rinnovatosi completamente, stempiato completamente. Io che l'avevo detto, la retta, sarò grande attore, grande dittatore. Serata palpitante, serata scalmanata, serata incasinata. Incasina? No. Sono uscito, poi vedrete la nuova Benji, un po' rabbiosa, irosa come stare solo, ma io sono un bimbo ermaloso, quindi di campo se l'è presa. Questo è un video giocoso, sfizioso, spero spiritoso. Questo farò inaspettato. Tante cose di Preston Zappos sono legate a un passato da me abbandonato. Comunque, Di Caprio e De Niro, assieme a Scorsese, hanno combinato una bella frittata. A me piace le frittate, sono buone. Ora, che vi disse? Dico, che vi disse? Che uomo, che avrei scritto un grande approfondimento su questo film, che è un masterpiece. Ha trasmesso dell'emozione straordinaria, che non provava da temi immemorabili, no. Cosa pensate di Tom Cruise del colore dei soldi? Vabbè, buona interpretazione, però vince l'Oscar del Pollium. Io sono un uomo, uno spaccone, un bello maglione, e nella vita faccio quello che voglio. Sono un improvvisatore. Ora, credo che Scorsese non lavorerà più con Capra. De Niro veramente sculacciato De Capra. Dovremmo chiedere a Vittorio Sgarbi se De Niro è stato sgarbato. Vi garba di più questo falò? Io avevo notato subito, perché occhio, I'm watching you, che non correva buon sangue fra Di Caprio e De Niro. Come dissi in un video precedente, ci sono pochissimi video di loro assieme al Festival di Cannes. Due o tre foto per circostanze, per obblighi formali, ma video di Caprio molto triste. E una cosa intristì me. Tra l'altro, appena uscito il film di Scorsese, è uscita un'intervista di Scorsese a Timothée Chalamet. Molto strano. Una mossa commerciale? Non credo. Non credo, comunque uscirà presto. O è già uscita questa pubblicità con Timothée. Vabbè, comunque lo sceneggiatore lo stesso di lui, Eric Roth, che si lo sono famoso. Io ho anche scritto Martin Scorsese, La strada dei sogni. Street of Dreams, sapete che derivi delle cose di Viva? Questo suona la deriva, questo titolo. A proposito di Leonardo DiCaprio, Capre, 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 Street of Dreams, a me non è mai piaciuto molto quella Scala Johansson, mi sembra una mezza puttana. Comunque, lì c'è un grande Matthew McConaughey in quello spot, spot sofisticato, in stile Lancome. Pur uomo, io sono un povero uomo. Nella versione originale, De Niro non dice quello che invece dice Ferruccio Amendo di Cape Fear. Imparerai che cosa vuol dire perso. Ora, vi ricordate il grande Mackie? Chi?
McEnroe. Io sono un po' pazzo con McEnroe, grande tennista. No, McConaughey fu un annus mirabilis quello. Uscì contro Detective, vinse l'Oscar per Dallas Buyers Club. E un grande cameo in The Wolf of Wall Street. Mark Cannon, la confondo con Vincent Dunn, quello è Al Pacino. Di Michael Mann. Comunque, Matty McConaughey, scusate, mi è andato a ruttare, ho mangiato, mi sta venendo a prete perché, vedete la mia mente, True Detective, seguo il sentiero della sposa e queste carcose, dai piccolo prete, McConaughey non ha più lavorato, con successo, ma questo è un altro discorso. Comunque, quello che posso dire è che cosiddetta rinascenza del falotto, la reconnaissance, parte in vero con Drunken Lawyer di Brett Puma, regista prossimamente di Tin Soldier. Ci sarà anche De Niro lì, ma io devo ridere, non piangere. Nella mia vita è stata combinata una frettatona. I miei test pensano che io sia un tipo monastico, monacale, insomma che non ci abbia mai dato dentro. Invece nel 2003, allora, ho perso la crepa perché ricevevo offese e continuo a riceverle, fra l'altro. Ma e non me la prendo. No, no. Mi prendo anche la patente di God's Lawn di Mendo, come De Niro di Taxi Driver. In questo video la grande sfruzzetta. No, la verità. Dovremmo ritornare al cinema Verité, la telecamera manata di Marcel Carnet, uomini. Poi parti da lì tutto il Carnet di Bob De Niro. Io posso dire, questo campo non vale niente, via, fanno lo schizzinoso. Allora rinchiudetelo, mettetelo lì nel manicomio, Shutter Island.